E allora la Corea ha mandato qui al mondiale Min Jong-kwak, 18 anni. Lo scorso anno lei non riuscì a superare le preliminari. Questa atleta noi l'abbiamo già vista quest'anno ai Four Continents, dove ha ottenuto una decima posizione. Certo, un'eredità difficile anche per chi viene qui, diciamo, in sostituzione della Yuna Kim, Franca. Eh sì, sentirà un po' un peso sulle spalle. L'atleta di 18 anni ha vinto ai giochi asiatici nel 2011 la medaglia di bronzo. Andiamola a seguire insieme. Scusate, una presa un po' strana per un triple roots, ma comunque un filo esterno. Triplo Salkov, doppio Tolip, buona la combinazione. Doppio Axel, è arrivato un po' di piatto, ma buono per il pannello tecnico. Min Jong-kwak per la Corea, la tua sensazione su questo short, Franca? Allora, la sensazione, ti dirò, che non fosse particolarmente in sintonia con la musica scelta. Cioè, pareva che la musica andasse un po' da una parte e lei da un'altra. Non male alla fine come elementi tecnici, anche se il triplo Lutz, vedo ora che il pannello tecnico ha deciso di considerarlo sottoruotato, sì. E adesso sta valutando il doppio Axel. Infatti mi sembrava strano che non lo riguardassero, perché normalmente quando l'arrivo così di piatto, e lo senti anche dal rumore, l'abbiamo sentito persino quassù che siamo a 200.000 metri dalla pista, di solito vai subito a controllare se la rotazione c'era o non c'era, perché è facile che in quel caso manchi un pezzetto di rotazione. Ma al momento non sta cambiando quel doppio axe, sta rimanendo buono. Allora, vediamo, facci proprio notare. Allora, qui intanto la presa è con un Mohawk, che è classica del flip, poi però lei sbaglia, cioè cambia il filo, va in esterno e fa un Lutz. La rotazione non era completa e si vedeva benissimo.
qui il triplo salco pure io avrei dei dubbi sulla rotazione, ma invece quello è stato dato buono, e alla fine vedo che anche il doppio axel è stato dato buono, non è stato considerato sottoruotato. Le trottole erano un pochino lente, potevano essere forse un po' più veloci, per cui non avrà sicuro. Ah, finalmente si sono decisi, sì, hanno sottoruotato anche sottoruotato il doppio axel. Sì, ecco, adesso da questo si può capire perché poi la giuria ci mette così tanto a dare i suoi punteggi, perché adesso anche tutti i giudici devono cambiare la valutazione, perché se quell'axel fosse stato considerato buono, allora lei non prendeva nessun grado di esecuzione negativo. Invece con quell'axel considerato sottoruotato, i giudici devono anche loro cambiare sul monitor, e anche sta il salco vanno sottoruotato adesso. Sta cambiando di continuo, vedi? Adesso ve lo raccontiamo, esatto. Il punteggio, cioè prima c'era un GOI 0, come è stato dato l'under rotated, pian piano, diciamo in negativo, e si certo. sono aggiunti i punteggi, adesso infatti il doppio axel ha un GOI negativo di meno 0,43, così come sta succedendo in questo momento per la combinazione. Vi raccontiamo come in questo momento noi riusciamo veramente con questo sistema a capire il lavoro che sta facendo la giuria, ed è, devo dire, straordinario. Questo è molto bello sia per noi che riusciamo a raccontarvelo, ed è veramente un segnale di apertura dell'ISU, devo dire, che in questo modo fa vedere che non c'è proprio nulla da nascondere in questo giudizio, è tutto all'aperto, proprio alla luce del sole. Ed ecco allora il punteggio 36,91, bassissimo, 18,26 per Technical Elements e 18,65 per i Program Components. E allora, come vi dicevo, Giulia Turchila stava aspettando con ansia ovviamente le prime pattinatrici di questo secondo gruppo, perché Giulia Turchila è la prima pattinatrice certa di essere nella finale. Ha sei pattinatrici dietro di lei, quindi lo ricordiamo, delle 36 purtroppo dovranno abbandonare la gara.